Grazie a tutti per essere di nuovo qui dopo la mattinata di domani, mattinata che appunto si è conclusa con una serie di parole chiave che hanno dato l'avvio ai tavoli del pomeriggio. Tavoli del pomeriggio, 9 tavoli ai quali appunto, come diceva Luca Iaia, hanno partecipato oltre 150 persone che sono rimaste sedute per quasi 3 ore rinunciando al loro sabato pomeriggio, rinunciando alle altre attrazioni della Mega Fair, quindi prima di tutto a loro va il nostro ringraziamento. Va il nostro ringraziamento, ecco, e un applauso che mi sembra più che doveroso. Ragazzi, capisco che è domenica mattina, ma se questo applauso lo facciamo un po' più doveroso, insomma. Così sembrava proprio solo doveroso. Oh. Quindi, applaudiamo a queste persone perché abbiamo chiesto loro esplicitamente di arrivare a un risultato. Un risultato che deve essere un output per le istituzioni che oggi sono qui, sono e saranno qui oggi ad ascoltare quelle che sono le istanze di artigiani, di piccoli imprenditori, di professionisti che appunto ieri hanno investito il loro tempo in una riflessione comune, riflessione fondamentale in questo momento, momento nel quale diventa sempre più importante capire che direzione far prendere al digitale nel nostro paese, perché ieri lo abbiamo visto nel corso della mattinata, il digitale non è un accidente, è qualcosa di strategico per lo sviluppo del nostro paese, qualcosa rispetto al quale comprenderne le strade è fondamentale per aiutarci a perseguire gli obiettivi che ci stiamo ponendo. E non pongo quindi ulteriore tempo alla discussione perché ognuno dei tavoli ha eletto uno o due in alcuni casi rappresentanti che oggi verranno qui a presentarci il loro lavoro. E cominciamo quindi dal tavolo dei luoghi. Uno dei tavoli ruotava attorno a questo hashtag, luoghi, quindi dalla bottega artigiana al Fab Lab, e quindi abbiamo qui con noi Francesco Bombardi, direttore scientifico del Fab Lab di Reggio Emilia, che ci racconterà cosa è emerso in una discussione che, facciamo un applauso anche a Francesco. Grazie. In una discussione che è ruotata per tutti i tavoli attorno a 4 domande chiave. Le domande sono: quali sono le opportunità che offre il tema affrontato dal tavolo? Quali sono i rischi che corriamo se non percorriamo le strade dettate da queste opportunità? Cosa dobbiamo fare per attrezzarci a che queste opportunità vengano colte? E cosa possiamo chiedere alle istituzioni per favorirci in questo processo? Scegli te se stare seduto, in piedi, steso, non so se abbiamo lo quindi, spazio, ma hai il palco a disposizione. Benissimo. Grazie. E 5 minuti di tempo. Grazie mille. Noi abbiamo scelto una presentazione di poche parole, forse può sembrare brutale, però pensiamo che poche parole, piuttosto che tante, possono rimanere magari impresse per innescare una riflessione, una provocazione. Vediamo se va, essendo il primo, c'è sempre l'imbarazzo della... E voglio dire, quale problema tecnico può spaventarci la Maker Faire? Nessuno. Parliamo di luoghi della manifattura digitale e della collaborazione. Questi sono i termini principali su cui abbiamo riflettuto. Questo invece va indietro. Ok, ho imparato. Facendo 5 azioni concrete da svolgere con le imprese sulle premesse poste dalla cosiddetta terza rivoluzione industriale. Allora, le 5 azioni su cui abbiamo ragionato sono queste. La prima è: racconta la tua storia, costruisci la tua community, progetta gli spazi del tuo lavoro, mescola analogico e digitale, crea valore contando sui rapporti umani. Questi sono una sorta di lista di esercizi che non è esaustiva naturalmente, ma è l'inizio da cui far partire una riflessione su alcuni strumenti di cui le imprese possono dotarsi, se non ce li hanno già, per affrontare un po' la sfida, il challenge della cosiddetta terza rivoluzione industriale. Riscriviamo un nuovo glossario. Abbiamo scelto e ragionato sul tavolo su alcuni temi che sono questi che vedete elencati: design thinking, cioè un approccio alla progettazione del contesto e dell'esperienza del progetto, non solo del progetto come prodotto fine a se stesso; contaminazione o contamination, quindi l'interdisciplinarità, la ricchezza che viene da mescolare discipline, competenze, ambiti diversi; serendipity, cioè la sorpresa dello scoprire una soluzione magari in maniera inaspettata o secondo dei percorsi imprevedibili; gamification, affrontare la sfida e la ricerca di soluzioni con una filosofia
se vogliamo dire, leggera, quindi con giocando, ma è un gioco serio, serious gaming, non stiamo scherzando, ma cerchiamo solo di un approccio giocoso al problema. Ma anche, soprattutto, prendiamo coscienza di cosa vuol dire essere artigiano, perché molti lo sono ma non sanno di esserlo o comunque non hanno gli strumenti per raccontarsi. Che cosa vuol dire una nuova, essere classe dirigente, quindi favorire, fare quelle azioni che servono per favorire questo modello, e poi cosa vuol dire scegliere e intraprendere una sfida nuova, perché ormai nulla è più come prima, ma comunque abbiamo gli strumenti per affrontare questa nuova sfida. Che cosa si ottiene? Si ottiene, ed è venuto fuori al tavolo in maniera anche sorprendente, devo dire, una nuova idea di luogo di aggregazione dove i Fab Lab possono incontrare gli imprenditori, gli artigiani, si possono costruire dei progetti e dei nuovi processi. Questi nuovi luoghi sono fondati su il linguaggio universale degli oggetti, cioè parlare intorno agli oggetti significa trovare una nuova confidenza e trovare un incontro anche fra mondi apparentemente lontani. Contaminazione di competenze, questo è il termine che abbiamo visto prima del glossario, è stato scelto da quasi tutti i componenti del tavolo come un aspetto importante. E visibilità della voce nel coro, cioè è importante essere in gruppo, è importante costruire community, ma mantenere chiaramente la distinzione della propria voce nel coro. Si ottiene qui, vado indietro. Questi luoghi possono essere gestiti, e questo è anche sorprendente anche per me che lavoro in un Fab Lab, non tanto paradossalmente da esperti tecnici, quindi con delle competenze specifiche dal punto di vista tecnico, ma piuttosto da facilitatori e comunicatori. Questo è emerso nel tavolo, questa è l'esigenza di costruire nuovi ruoli, nuove competenze, con su tutto, diciamo, una spruzzata di pensiero positivo, perché in fondo siamo sempre la sesta potenza manifatturiera nel mondo. Grazie. 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 Il microfono, grazie. No, non scappare, perché ho una domanda per te, che si ricollega peraltro proprio alla prima, all'ultima slide, quindi la presenza e la necessità di facilitatori e comunicatori. In effetti, tu che hai una grande esperienza nell'ambito dei Fab Lab, quanto questi luoghi sono permeabili a chi non è della crew, diciamo così, della community, di quel ambito forse anche troppo autoreferenziale a volte di esperti di settore? Quanto è facile per un artigiano entrare in contatto davvero con un Fab Lab? Non è facile, infatti. Una delle esigenze che è emersa proprio al tavolo è quello di, prima di tutto, costruire un glossario di definizioni. Che cos'è un Fab Lab? In quali punti, quali sono le opportunità per chi vuole rivolgersi ad un Fab Lab che può sfruttare? E quindi è necessario affinare dei linguaggi diversi, che sono sia il linguaggio della tecnica, ma anche il linguaggio delle persone comuni, sia il linguaggio anche del mercato. E molte volte questi sono mondi, come dicevi tu, autoreferenziali, che finiscono nella definizione di un progetto o nella realizzazione di una sfida, cioè nel raggiungere un obiettivo. In realtà da lì a costruire un'economia interessante che coinvolga tutto il territorio c'è bisogno di fare molto lavoro, e quindi c'è bisogno di persone che sappiano fare ponte fra linguaggi e ambiti diversi. Grazie, grazie mille. Quindi torna ancora il tema dell'ibridazione tra competenze e mondi diversi di cui parlavamo ieri.